cos'è l'Altare Glass Fest? L'Altare Glass Fest è iniziata appunto il 17 di luglio alla terza edizione. L'Altare Glass Fest, diciamo che è la festa del vetro a 360 gradi e praticamente è nata per riportare, diciamo, Altare a quello che era il suo ruolo di eccellenza appunto nella produzione del vetro soffiato. Abbiamo iniziato, la festa durerà per un mese intero fino al 17 di agosto e dal giovedì alla domenica per tutto questo mese sarà possibile vedere maestri vetrai al lavoro provenienti dalle diverse realtà, diciamo, europee di vetro. Arriveranno maestri da Murano, da Biot, addirittura dalla Spagna. C'è differenza tra la lavorazione del vetro qui ad Altare e la lavorazione di Murano? Non è una cosa, è tutta un'altra cosa. Qui ad Altare facciamo i bicchieri, caraffe, vasi per farmacia. A Murano quello è anche l'artistico, i lampadari di Murano. Cos'è il vetro per lei, la sua vita? È più di 50 anni che lo lavoro. Quindi non è solo una miscela di componenti, ma anche? Bisogna nascere e che ti piace il tuo lavoro. Allora fai qualcosa, ma se vai a studiare fino a 30 anni non imparerai mai a lavorare il vetro. Altare Glass Fest, oltre appunto alle dimostrazioni di vetro soffiato dei maestri vetrai, organizza anche laboratori didattici, corsi di lavorazione del vetro per i quali appunto c'è ancora posto, quindi chi si vuole iscrivere può consultare il nostro sito e iscriversi, e poi verranno fatte attività e organizzati eventi collaterali in collaborazione con le associazioni altaresi. Vi aspettiamo il 24 e il 25 luglio e qui in Fornace ci sarà a lavorare Elena Rosso. Il 25 luglio alla sera ci sarà una gran grigliata di carne, quindi siete tutti invitati a partecipare. Il 26 e il 27 ospiteremo il maestro Francesco Terreni da Empoli e il 26 ci sarà una serata danzante, ci saranno dei balli occitani qui, quindi vi aspettiamo numerosi. Terzo anno consecutivo Altare ospita l'Altare Glass Festival, e grandi nomi del mondo del vetro, grandi artisti provenienti da tutta Italia e non solo dall'Italia ma anche dall'estero. Per noi è un grande onore e sicuramente chiunque venga a farci visita rimarrà a bocca aperta, quindi peccato per chi non ci sarà.